È una notizia ufficiale della quale bisogna avere contezza e bisogna tenerne debita considerazione per ragionare su quanto è avvenuto, su quanto sta avvenendo e su quanto avverrà. La notizia riguarda il fatto che il PIL italiano è crollato del 12,4% ed è caduto in questa maniera sconvolgente a causa della serrata generale o lockdown o confinamento, arresti domiciliari, che dir si voglia, causata dal governo giallofucsia, o meglio, causata, direbbe il governo giallofucsia, dall'emergenza coronavirus e comunque determinata dalla scelta del governo giallofucsia. In sostanza, la domanda che torna a risuonare necessaria e ineludibile è se fosse davvero necessario il lockdown, se non bastassero misure più tenui in grado di contenere l'emergenza senza produrre una pandemia economica, qual è quella che si è prodotta. Perché ciò che non passa in questa fase è in realtà semplicissimo. È bensì vero che bisogna evitare di morire di Covid-19, ma non è un buon argomento questo per determinare la morte di moltissimi lavoratori, di moltissimi imprenditori per via della pandemia economica, perché è del tutto evidente che il governo italiano, a differenza di altri governi più spiccatamente socialisti, si è rivelato del tutto incapace di far fronte all'emergenza. Ha costretto gli italiani a stare in casa e non si è poi curato di far sì che potessero sopravvivere, che le loro aziende non chiudessero, che i loro contratti non venissero gettati alle ortiche definitivamente. In sostanza, possiamo dirlo, la pandemia economica è più che mai evidente e passa tuttavia come se fosse secondaria o in qualche modo accettabile, perché diciamolo apertamente, questa pandemia economica si è abbattuta soprattutto sulla classe lavoratrice, sui ceti medi, ossia sulle vittime sacrificate elette della globalizzazione, sicché anzi, da un certo punto di vista, può far comodo ai grandi signori del capitale no border, finanziario, e-commerce, questo massacro di classe ai danni del ceto medio e delle classi lavoratrici.